Sapete, sono diversi mesi che parliamo del probabile ritorno del Touch ID su iPhone, integrato nel tasto di accensione, integrato sotto lo schermo, ma per ora di concretezza non ce n'è stata. Ma pare che Apple stia lavorando ad una nuova modalità di autorizzazione biometrica degli utenti e questa volta non c'entra l'iPhone, neanche l'Apple Watch. Ne parliamo all'interno di questo video. Prima di iniziare, ragazzi, come al solito, ricordatevi di lasciare like a questo video sulla fiducia, di iscrivervi al canale e di seguirci su tutti i nostri social network che trovate qui sotto. In più, se volete, qui c'è il mio profilo Instagram dove vi aggiorno ogni tanto sulle novità del mondo della tecnologia in modo più diretto. Ad ogni modo, parliamo di alcune novità importanti di questa settimana. Partiamo prima di tutto dai nuovi Mac, perché saranno probabilmente i primi annunci che vedremo in questa primavera: nuovo Mac Mini, nuovo iMac, insomma, anche oggi abbiamo degli aggiornamenti. La prima riguarda un rendering nuovo aggiornato per il Mac Mini 2022. Fino alla scorsa settimana vi ho mostrato dei rendering che in realtà risalgono al 2021, adesso questi rendering sono stati aggiornati e sono molto più precisi. Questo è infatti il design probabile del nuovo Mac Mini 2022. Come potete vedere, non sarà chiaro, ma sarà scuro, esattamente come diciamo il colore Space Gray di Apple che abbiamo già visto su altri Mac. Viene confermata l'introduzione di molte più porte sulla parte posteriore, in particolare 4 USB-C Thunderbolt, 2 USB-A, una porta Ethernet, un HDMI e poi chiaramente l'ingresso per l'alimentazione. E sembra ancora trovare spazio il connettore jack per le cuffie o per periferiche audio esterne. In particolare il connettore per l'alimentazione dovrebbe essere magnetico, proprio come abbiamo visto sull'ultimo iMac. E la parte superiore di questo Mac Mini dovrebbe essere realizzata in un materiale simile al plexiglass, quindi non vetro, però un qualcosa che al tatto lo ricorda. Dal punto di vista dell'hardware, invece, non ci si attende probabilmente in questi Mac Mini un M1 Pro ed M1 Max, che sono i processori Apple Silicon più prestanti ad oggi, bensì su questo Mac Mini potrebbe arrivare una versione migliorata dell'M1. L'altra tecnologia che potrebbe arrivare tanto su questi nuovi Mac Mini quanto sugli altri prodotti Apple della linea Mac che verranno annunciati nel corso di questo 2022 è la tecnologia Ultra Band. La tecnologia Ultra Band attualmente la troviamo già negli iPhone di ultima generazione e, se non erro, anche in alcuni Apple Watch e iPad, ma potrebbe ben presto estendersi anche ai Mac. Cosa consente di fare questa tecnologia? Beh, lo sapete probabilmente, ad esempio con AirDrop vi permette di puntare un iPhone verso un altro per scambiare dei file. C'è un riconoscimento quindi affidato non al Bluetooth ma direttamente a questo chip che è in grado di capire nell'ambiente dove sono posizionati questi dispositivi per far sì che ci sia questo scambio di file. Banalmente credo sia anche lo stesso chip presente sull'HomePod che ci permette di avvicinarci, di trasferire la musica. Quindi questo chip dovrebbe arrivare sul Mac Mini e anche sui nuovi Mac in annuncio quest'anno. E tra questi nuovi Mac, come già avevamo detto, ci sarà anche il nuovo iMac Pro da 27 pollici probabilmente, che arriverà con uno schermo mini LED, quindi stessa tecnologia che abbiamo visto sull'iPad Pro M1 e che, come sempre vi dico, non è una tecnologia perfetta, quindi speriamo che magari portandola su un iMac Pro Apple ci lavori tanto per renderla più affidabile, più appagante, soprattutto per i professionisti. In passato avevamo detto che questo iMac Pro poteva essere lanciato durante l'evento di primavera, pare ora invece più plausibile un lancio a metà anno, probabilmente in coincidenza con la WWDC, che sarà comunque un appuntamento importante, ormai anche per l'hardware è tornato ad esserlo, non solo software, quindi sarebbe un buon momento per annunciare un nuovo iMac. E dal punto di vista tecnico, oltre allo schermo mini LED, che probabilmente avrà anche ProMotion, su questo iMac in quanto Pro, esattamente come i MacBook Pro, dovrebbe montare i processori M1 Pro o M1 Max, a seconda poi della configurazione del prezzo che ognuno andrà a scegliere. Sul fronte dei prezzi, considerato che l'attuale iMac base parte da 1500 euro, mentre l'iMac da 27 pollici, quello vecchio, sta sui 2000, è facile capire più o meno dove si andrà a posizionare questo nuovo iMac da 27 pollici, che probabilmente si chiamerà soltanto iMac Pro,
E insomma, chiaramente con gli M1 il prezzo salirà un po' anche rispetto all'attuale vecchio 27. Questo è facilissimo da immaginare. Secondo me questo prodotto potrà posizionarsi con facilità, non dico sui 3.000 euro di base, però in un prezzo di base compreso tra i 2.000 e i 3.000, quello sì, quindi sarà una macchina di una certa fascia. Anche perché, ragazzi, d'altronde il MacBook Pro da 16 pollici parte da 2.800 euro, quindi secondo me potrebbe essere quello, forse un pochino meno, il prezzo di partenza di questo iMac Pro. Vedremo. Prima di arrivare alle novità di iOS 16, perché torniamo su un tema che era già stato discusso da molti la scorsa settimana, e parlare di questo nuovo strumento per il riconoscimento e l'autorizzazione biometrica degli utenti, vi voglio solo segnalare questa dichiarazione di Tim Cook, che si è detto interessato al metaverso. E insomma, è un tema questo del metaverso che continua a tornare. Come sappiamo, Apple sta lavorando da anni ormai su un visore di realtà aumentata, quindi è facile fare un 2 più 2. Poi c'è anche un altro tema: Apple, con i servizi di questo tipo che strizzano l'occhio al mondo social, non è mai riuscita a convincere. Prima con Bing, poi con Apple Music Connect, e se ci riprovasse adesso, insomma, che molti competitor, tra cui in primo luogo Facebook, ma anche Microsoft, sono già in questo campo, lo stanno già presenziando, non so se riuscirebbe a sfondare. Detto questo, comunque, per altri aspetti, questa notizia ci conferma che i lavori sul visore VR e AR sono sostanzialmente ancora in corso e che l'azienda non ha abbandonato il progetto. Parliamo adesso di questo nuovo riconoscimento biometrico che Apple starebbe studiando. Abbiamo visto il Touch ID in questi anni, abbiamo visto il Face ID, adesso si potrebbe passare al Ear ID. Infatti saranno probabilmente le prossime AirPods a darci la conferma o a non darci quella conferma per accedere ai nostri dispositivi. Come avverrà il riconoscimento? Beh, semplicemente con le AirPods nelle orecchie, cosa che già oggi queste AirPods sanno fare, grazie ai sensori integrati andranno a studiare la forma del nostro orecchio, che è tra l'altro uno degli aspetti di conformazione, ecco, del corpo più unico che abbiamo a disposizione, quasi come l'occhio o l'impronta digitale. Quindi è assolutamente un sistema di riconoscimento molto affidabile, proprio perché le orecchie sono sostanzialmente tutte diverse, possono essere simili ma sono poi sostanzialmente diverse, e Apple già oggi con le AirPods Pro, ma anche con le Beats Fit Pro ad esempio, ma anche con le Beats Buds o con le AirPods 3 per intenderci, fa delle analisi in tempo reale per adattare in automatico la qualità d'ascolto al nostro orecchio, per far sì che l'effetto sia il più immersivo possibile e che ogni frequenza venga riprodotta come deve essere riprodotta. A questo studio algoritmico che già fanno le AirPods si abbinerebbe, tramite questa nuova tecnologia che Apple ha brevettato, il riconoscimento dell'utente. Per questo, ad esempio, con le AirPods nelle orecchie sarà possibile subito sbloccare l'iPhone senza stare ad attendere riconoscimenti dell'impronta o del volto. È una strategia secondo me molto interessante, non sono sicuro che poi andrà a risolvere tutti i problemi che oggi magari il Face ID offre, perché è chiaro che il Face ID oggi si sblocca anche con la mascherina e già lo faceva prima possedendo un Apple Watch, ma nel caso dello sblocco con le AirPods comunque devi avere le AirPods nelle orecchie, quindi non è proprio un vero nuovo metodo di riconoscimento che arriverà su iPhone, però è sicuramente un'aggiunta per tutti quei momenti in cui abbiamo le AirPods nelle orecchie, e per molti di noi questi momenti sono anche tanti nel corso di una giornata. Arriviamo però infine a questa notizia di iOS 16, perché è trapelato il primo screenshot qualche giorno fa. Io avevo molti dubbi a riguardo, questa era l'immagine in questione, si parlava di un possibile nuovo sistema per intendere i widget che potessero essere anche attivi, quindi dal widget ad esempio puoi andare ad eseguire direttamente un'azione all'interno di una specifica app, proprio come accade su Android, senza aprire quell'app. Beh, secondo i nuovi aggiornamenti che sono arrivati intorno a questa immagine, quello screenshot era sostanzialmente un fake, quindi avevo fatto bene a non approfondire troppo la questione, ma diciamo la conferma non c'è, però ci sono tanti indizi che ormai lasciano intendere che quello screenshot non è rappresentativo di una versione ufficiale di
iOS 16 attualmente in testing. Certo, poi c'è da dire che sicuramente, considerato che a giugno arriverà la prima beta pubblica, ma in realtà solo per developer, di iOS 16, è ovvio che negli ambienti di Apple un alfa di iOS 16 stia già certamente circolando, quindi già con tutte le funzioni, almeno quelle principali, i capisaldi del sistema già presenti e in fase di testing presso i tecnici, gli ingegneri della stessa Apple. Vabbè, insomma, c'è tanto da attendere per iOS 16, ma i rumor sono sicuro che non mancheranno. Voi comunque fatemi sapere se vi piacerebbero dei widget un po' più interattivi quest'anno. A me è inutile dirlo, sicuramente sì. E noi ci risentiamo in un prossimo video. Ciao!